sono stati presentati a Città di Castello, nella cornice di Villa Montesca, i risultati del progetto Digital Arte, sviluppato dall'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia, scuola capofila della rete che comprende l'Istituto Comprensivo Torgiano Bettona e il primo circolo didattico San Filippo di Monte Santa Maria Tiberina di Città di Castello. Coinvolti inoltre l'Università degli Studi di Perugia, la Fondazione Centro Studi Villa Montesca e per lo sviluppo del portale Digital Art, su cui saranno inserite le attività afferenti al progetto, l'azienda Handle. Avviato nel 2017, in seguito alla partecipazione all'avviso Curricoli Digitali del MIUR, il progetto si inserisce nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale Azione 15. Si tratta di un progetto dedicato ai curriculi digitali per l'arte, con l'idea che l'arte possa essere veramente il bagaglio culturale, a cominciare dalle scuole dell'infanzia fino alle secondarie di secondo grado. Curriculi digitali è quindi un progetto che ha permesso a insegnanti appartenenti a gradi di scuola completamente differenti di sperimentare dei percorsi sull'arte. Uno strumento utile a disposizione degli insegnanti di tutta Italia e di tutte le materie. Il portale è stato infatti pensato per condividere attività e percorsi didattici che in gergo si chiamano unità di apprendimento, UDA, che diversi docenti decideranno di proporre alla propria classe. Gli insegnanti possono utilizzare le 12 UDA già sperimentate dalle scuole umbre della rete e caricate sul portale, oppure a loro volta personalizzarle per calarle in un nuovo contesto. La prassi rimane comunque condividere il lavoro per alimentare un patrimonio fruibile da tutti e che in Umbria potrebbe arrivare a coinvolgere 140 istituti. L'obiettivo era produrre esempi concreti, testati, validati, di qualità, di attività didattiche significative che sviluppassero, oltre che i contenuti diciamo curricolari disciplinari, anche le competenze digitali degli alunni. E degli alunni, questo è un valore aggiunto che sicuramente ha contribuito a che la nostra rete fosse scelta, che vanno dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Il portale di riferimento Digital Art sarà utilizzabile da tutte le istituzioni scolastiche da settembre 2022, con il supporto dell'equipe formativa territoriale dell'Umbria e delle scuole della rete. Avremo il ruolo di supportare nel prossimo anno scolastico le scuole che vorranno adottare questa piattaforma e quindi le risorse in essa contenute, organizzando per loro delle formazioni ad hoc sull'utilizzo di questa piattaforma e accompagnando nelle scuole i docenti che vorranno utilizzare le risorse anche con delle azioni mirate su richiesta delle scuole. Sin da scuola dell'infanzia noi possiamo preparare dei percorsi che aiutino i bambini a essere più consapevoli di un'esperienza digitale che comunque precocemente viene vissuta, specialmente in famiglia. Quindi questa idea proprio di una competenza digitale che non è qualcosa che si aggiunge, ma che attraversa tutti i vari saperi, attraversa tutte le varie esperienze e che quindi necessita di un'attenzione particolare.